Sono stati arrestati ieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38enne marocchino e un 30enne tunisino che avevano organizzato un ingegnoso business per piazzare la droga tra via Diaz e via Maggiore. Gli acquirenti mandavano un SMS con l'ordinazione ad un telefono in uso al duo. Uno preparava le dosi richieste, poi le faceva scivolare nella cassetta delle lettere. L'altro prelevava le dosi e in bicicletta andava a consegnarle all'acquirente. A scoprire questo ingegnoso sistema sono stati i carabinieri della stazione di Lido Adriano dell'aliquota operativa della compagnia di Ravenna, dopo che ieri hanno notato il marocchino mentre in bici andava e veniva dal portone di un'abitazione poco lontana da Via Maggiore. L'extracomunitario prelevava la droga dalla buca delle lettere posta sulla strada e vi riponeva dentro i soldi. I carabinieri, intuito lo strano traffico, hanno fermato il marocchino e gli hanno trovato in bocca due dosi di cocaina. I militari hanno poi fatto irruzione nell'abitazione dove il marocchino si riforniva attraverso la cassetta delle lettere ed hanno scoperto il tunisino intento a preparare le dosi di cocaina, eroina e hash. Grazie agli elementi raccolti, i due sono stati dichiarati in stato di arresto ed oggi, a seguito della convalida, è arrivata la condanna: un anno di reclusione con 2.000 euro di multa per il marocchino e 8 mesi di reclusione con 1.400 euro di multa per il tunisino.